Sentiamo adesso Francesca Cavecchia che ci parla del suo diario da Cuba freelance. Francesca, benvenuta. Ciao a tutti. Voi lo sapete qual è la prima paura delle persone, di noi uomini e donne? Sapete qual è la prima paura? La mamma, essere abbandonati, buio, insetti, morire. Ok. Morire. Secondo un articolo che io ho letto qualche tempo fa, la prima paura più condivisa da tutti noi è quella di parlare in pubblico. Viene al numero uno prima di morire. C'è qualcuno, preferirebbe morire che parlare in pubblico. Questa è la ragione per cui la mia inaugurazione come freelance è stata parlare in pubblico, perché io penso che superare la prima paura sia il modo migliore per cominciare una nuova vita. Non è uno scherzo, questa è una paura, tra l'altro, prevalentemente femminile. Il 75% della popolazione ha questa paura. In prevalenza sono giovani e donne. Le donne sentono una pressione sociale pazzesca nel parlare in pubblico. È così anche per me, non ve la sto raccontare. Cioè, se voi guardate in questo momento l'agitazione, la paura di fare brutta figura, di dire qualcosa di sbagliato, qualcosa per cui essere deriso, è una cosa fortissima. Parlando di paure, la prima domanda che io avevo per voi era qual è la paura principale legata invece a questo salto, che è essere freelance. Abbiamo ovviamente risposto in uno degli speech precedenti, quindi passerò alla seconda domanda. Qual è la cosa, la molla che vi ha fatto scattare l'idea di diventare freelance? Il precariato, senso di indipendenza, la molla, il freelance camp, autonomia, idea di business. Non ami l'autorità, quindi l'indipendenza. Ok, io penso che molti freelance, in realtà, che arrivano dal posto fisso come me, prima di diventare freelance ci abbiamo dovuto pensare molto bene. Perché viviamo in una società dove essere freelance non è facile per niente, non siamo agevolati dalle leggi, dalla burocrazia, non siamo aiutati, ci sentiamo soli, come abbiamo detto prima, perché al di là di auto-organizzazione è molto complicato districarsi. Io sono una nuova freelance, sono freelance da pochissimo, da aprile, quindi non sono qua a dirvi delle cose che invece mi aspetto che mi diciate voi dalla vostra esperienza, ma sono qua per condividere delle cose. Addirittura ho fatto un bigino e questo, io so che cosa devo dire, ma questa è l'ansia di parlare in pubblico, che fa sì che dobbiamo pure appoggiarci da qualche parte. E c'è qualcuno che mi vuole condividere un aneddoto dei suoi primi giorni, mesi da freelance? Mi sono licenziata ormai, direi, 15 anni fa e il primo mese avevo paurissima di non avere lo stipendio. E nella prima settimana ho incontrato un artista che voleva che gli digitalizzassi dei pesci e mi pagava 100 euro al giorno per 2 ore di lavoro. Ed è stato un mese entusiasmante perché giravo in bici. È stato entusiasmante perché ricordo di girare in bicicletta per la mia città con la coscienza pulita di aver già guadagnato il mio e di non dover avere paura di morire, appunto. È giusto di dire no a una richiesta non interessante di cui non condividevo i principi che ci alla base per la libertà di poter dire. È Non parte di questo. pro, questa è parte di pro della mia storia, no, della frase, giusto? Benissimo. Allora, grazie. Ciascuno di noi, penso, adesso la domanda a bruciapelo non aiuta, ma ciascuno di voi ha un aneddoto rispetto a quando ha cominciato, che è legato più o meno a paure, ansie, o anche momenti di eccitazione, perché diventare freelance e avere improvvisamente quella libertà, soprattutto perché arriva dal posto fisso, che gli è stata negata per diversi anni, alcuni per molti anni, secondo me ci sono anche degli elementi buffi e di eccitazione legati a questa prima cosa. Io vorrei raccontarvi l'aneddoto di quando sono arrivata qua ieri dopo 26 ore di viaggio, ma questo ce lo raccontiamo dopo pranzo, quindi ce l'avevo, ma tagliamo di tempo. E invece di un aneddoto, vi racconterò delle prime cose che ho imparato diventando freelance. La prima cosa che ho imparato: sfatare i miti.
Abbiamo detto prima, libertà, lavorare dalla spiaggia, eccetera. Ok, io l'ho provato. Lavorare dalla spiaggia è scomodissimo. È scomodissimo. C'è la sabbia, il wifi non prende bene. Ci sono i bambini, quindi quando siamo in call ci sono i bambini che fanno giustamente, giocano perché sono in spiaggia, siamo noi che siamo nel posto sbagliato, non sono loro ad avere, diciamo così, a essere fuori posto, ma siamo noi. Questa cosa è scomodissima. La seconda cosa che ho imparato, io arrivo da un viaggio a Los Angeles, il secondo mito che voglio sfatare è la libertà di lavorare da ovunque. Non è vero, 9 ore di fuso orario significa che tu ti svegli la mattina. E hai tutta una giornata dall'Italia che tu devi recuperare in un'ora, perché poi dopo si stacca e si chiude la giornata. Quindi anche questa cosa non è vera. Ci sono un sacco di cose che dal mio impatto da freelance, quello che è l'Eldorado che io speravo, ho capito che sono delle cose che ci sono state proposte dalla società, dal mito, eccetera, che però non corrispondono per niente a quello che uno si ritrova quando diventa freelance. Non tocco neanche il tema burocrazia, non tocco neanche il tema burocrazia perché è una delle tematiche più complesse da affrontare quando si diventa freelance. Paure da affrontare. Io ho dovuto affrontare due paure principali che credo siano comuni o perlomeno che molti di voi le abbiano. Uno, sindrome dell'impostore. Ho fatto le cose finora che mi hanno detto di fare, sarò capace da sola di fare, le farò altrettanto bene senza una guida. Io sono il giudice e la giuria di me stessa, quindi aiuto che cosa devo fare. La seconda paura che ho dovuto affrontare è l'ansia da prestazione. Non so se qualcuno di voi, ma penso di sì, penso che molti di voi abbiano affrontato questa ansia da prestazione del non essere abbastanza o del inseguire la qualità del lavoro che abbiamo in mente, quindi di riuscire a realizzare quello che noi stessi abbiamo in testa. Altre problematiche. Io sono freelance da aprile. La prima problematica, quando vai in ferie? Domandone, quando vai in ferie? Un freelance, ho capito, ho già capito, che probabilmente nella mia vita lavorativa avrò le ferie rovesciate, quindi probabilmente ad agosto sarà il mio mese pieno. Io ho lavorato tantissimo in agosto, viva Dio, non me ne lamento. Probabilmente agosto, Natale e a fine, i freelance sono quelli. Io arrivo dal mondo dell'agenzia, i freelance sono tipicamente quelli che le agenzie chiamano quando tutti gli altri sono in ferie, il che significa probabilmente la mia vita lavorativa in termini di ferie sarà completamente rovesciata rispetto a quella di un dipendente normale, cioè il dipendente come ero prima. In ultima, e credo che abbiamo finito il tempo, giusto? In ultima, semplicemente una cosa. Poco fa abbiamo fatto la lista dei pro e dei contro in uno speech precedente e io ho guardato la lavagna, i contro erano molti più dei pro. Cioè, in termini di numerici, la lista dei pro era così, la lista dei contro era così. Il che significa che tutti noi abbiamo una certa ansia nel gestire questa cosa. Io sicuramente, perché ho appena cominciato, ma magari anche qualcuno di voi che è freelance da molto tempo. C'è questa sensazione dei contro e anche appunto di non essere in un contesto che facilita particolarmente il fatto di essere freelance. C'è però una cosa che secondo me è passata in sordina, che qualcuno di voi ha detto, che è il divertimento. Ora, parlando anche dell'esercizio delle priorità che ci siamo fatti poco fa, la parte del divertimento per me è prioritaria. È una delle ragioni che mi ha spinto, anziché cercare un altro lavoro nel momento in cui c'è stato un turnover nell'azienda dove lavoravo, il divertimento, mi mancava divertirmi. E il divertimento è la cosa a cui io tengo di più, che significa in parte dire no, come ci dicevamo adesso, alle cose che non ci piacciono, non sono nostre, oppure che sono mal pagate, magari per esempio, ma soprattutto il divertimento, recuperare il divertimento nel fare le cose, nel parlare con le persone. E nel gestire dei progetti che non c'erano possibili o che non c'era possibile sviluppare prima. Ecco, se io devo dire un'ultima cosa rispetto a questo speech, questo è l'augurio che io faccio a voi, che siete freelance da tanto tempo e magari siete presi nella routine, che è una cosa che non dovete perdere mai, il gusto e il divertimento nel fare quello che fate, perché nonostante tutti i contro che ci siano detti, incertezze,
l'ansia, il contesto legislativo, eccetera, questa è l'unica vera cosa che nessuno mi toglierà nel fare questo mestiere e che secondo me deve essere la molla principale che ogni giorno vi porta a fare quello che fate. Grazie.